Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action. Da e con gli studenti, per la città e il territorio. Le amministrazioni si stanno sicuramente muovendo bene in alcuni casi nei confronti della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico. Un caso sicuramente emblematico è quello della città di Bologna. Bologna sappiamo che è stata indicata tra le 100 città europee che dovranno raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Quindi, avendo aderito alle 100 città clima neutrale, ha sviluppato un progetto che si chiama appunto Bologna Missione Clima, che ha appunto l'obiettivo di andare a ridurre dell'80% le emissioni appunto di CO2 e di compensare il restante 20% entro appunto il 2030. Inoltre la città di Cesena ha aderito anche al cosiddetto Green City Accord, che è un movimento anche in questo caso promosso da sindaci appunto delle città europee, che ha l'obiettivo di andare anche in questo caso a sviluppare dei progetti green, andando quindi anche in questo caso a sviluppare quelli che potrebbero diventare dei progetti pilota per il raggiungimento della neutralità climatica.